Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buongiorno carissimi amici. Ecco, ricordando San Pio da Pietrelcina, ci mettiamo in preghiera. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ascoltiamo il Vangelo di Luca dalla voce di Claudio. E siamo nel capitolo 9, dove c'è la missione ai dodici. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie. E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: Non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù convoca i dodici e dopo aver dato il potere su tutti i demoni e anche quello di guarire le malattie, li manda in missione a fare due cose, annunciare il regno di Dio e guarire gli infermi. Una cosa che ci colpisce moltissimo è la povertà di stile, la povertà, di mezzi, di equipaggiamento che Gesù chiede ai suoi dodici. È veramente, una povertà assoluta, abbiamo sentito. Non prendete nulla per il viaggio e poi specifica né bastone, né sacca, né pane, né denaro, non due tuniche. Ecco, prima cosa pensiamo che sia lo stesso Gesù a muoversi, ad annunciare, ad agire e incontrare con questo stile. Ma poi, quindi è sempre solo riferendosi a lui, pensando a lui, imitando lui che possiamo avvicinarci, tendere a questa povertà, nella nostra azione missionaria. Ma poi penso che questa povertà esprima anche un altro fatto fondamentale, e cioè che la missione non è nostra. Non partiamo per nostra iniziativa. La missione è di Gesù, è Lui che ci manda e Lui si compromette, cioè ci assicura che nel nostro cammino ci provvederà. Attraverso gli incontri che avverranno, attraverso ciò che succederà, ecco, Lui sarà provvidenza, sarà Lui a guidare il percorso, gli incontri, le aperture, anche le chiusure. È previsto infatti anche la possibilità del rifiuto e di fronte al rifiuto, quando è l'intera città a rifiutare, Gesù parla di un gesto molto duro, forte,
quello di uscire da quella città e scuotere la polvere dei piedi. Ecco, sicuramente, se c'è la previsione di un'accoglienza, c'è anche la possibilità di un rifiuto. Ecco, però il rifiuto in fondo diventa la spinta ad andare avanti, a continuare questa missione così preziosa, così importante. Ecco, poi un'ultima nota è l'attenzione per i malati, per gli infermi. L'annuncio del regno di Dio viene fatto per tutti, ma sicuramente l'essere malato, l'essere bisognoso, perché infermo ti pone in una condizione speciale, dove percepisci di più attraverso il tuo bisogno che hai bisogno anche di Dio. E quindi questo provoca un'apertura, quasi un privilegio, un'apertura privilegiata verso il regno di Dio. Quindi l'attenzione particolare ai malati, è questo indirizzo che Gesù ci dà. Ecco, cerchiamo proprio di avvicinarci, di imitare lo stile di Gesù e di contare sulla sua provvidenza per il fatto che la missione non è nostra, ma partiamo perché mandati da Lui, partiamo sulla sua parola e quindi con uno stile di autentica povertà evangelica. Preghiamo. Vieni Gesù, riempimi di te. Ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore. Donami tutto te e con te donami le tue virtù. Amami Gesù. Fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie Gesù. Grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono. Soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te e siamo una cosa sola. Amore e misericordia e miseria. Una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te. Amore e misericordia. Fa che io ti porti nel mondo intero. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Pio da Pietrelcina, vi benedica Dio Onnipotente, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. E buona giornata a tutti, a domani, grazie.